Preside, oggi si inaugura questa scuola a Pettino con nuovi strumenti di multimedialità, modalità di apprendimento sicuramente innovativi. Di che si tratta? Quindi il mio pensiero innanzitutto va ai ragazzi e alle loro famiglie. Faccio tanti auguri per l'anno scolastico. E questa mattina c'è stata questa bellissima sorpresa che i ragazzi entrando in classe hanno trovato in ogni aula una lavagna interattiva multimediale. Questo era un sogno che pensavamo che non si avverasse mai. Quindi adesso ci dovremo attrezzare dal punto di vista della formazione. La Ericsson che ha, donato questi strumenti, che ripeto, presumo sia in questa scuola apparirà, cioè sarà come la scuola d'Italia più avanzata dal punto di vista tecnologico. Quindi procederemo alla formazione del personale e piano piano, con entusiasmo, potremo modificare la didattica che sicuramente sarà più vicino al modo di essere dei ragazzi che sono vissuti, cresciuti nell'era informatica, tecnologica. Come è stato possibile realizzare tutto questo? Beh, è stato possibile perché dovevano, diciamo, la Ericsson aveva raccolto dei fondi e quindi doveva individuare una scuola in muratura, un edificio in muratura, una scuola media, quindi la Patini anche simbolicamente, tenuto conto che la Patini appunto insiste in questa zona di Pettino che è la più disastrata, una delle più disastrate della zona dell'Aquila. Allora il colore giallo della scuola adesso permetterà, diciamo così, come un fiore di permettere uno sviluppo futuro, deve essere di buon auspicio per tutti, ecco.